Carbone è psicologa e psicoanalista didatta dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della Famiglia, di cui è stata presidente dal 2008 al 2021. Ha lavorato per molti anni come coordinatrice del servizio materno-infantile e poi diretto un servizio per adolescenti e giovani adulti fino al 1998. Ha scritto molto, insegnato, ma noi vorremmo partire proprio dal lavoro nelle istituzioni e dal prezioso contributo che hai dato nella strutturazione dei servizi, soprattutto quello dell'infanzia, e quindi anche nell'indirizzare un po' la cura con l'orientamento psicoanalitico sin dai tempi, diciamo, delle riforme e della nascita dei servizi dopo la riforma Basaglia, no? Quindi non so se ci racconti un po' quello che è un po' avvenuto dal tuo punto di vista. Ho attraversato un periodo, da un certo punto di vista fortunato, perché c'era tutto da fare e tutto da inventare, peraltro anche complicato, perché non avevamo delle strade, diciamo, stracciate. E si cominciava a pensare alla necessità, attraverso l'equipe psicopedagogica, di un lavoro nelle istituzioni e nella scuola, ed è stato il primo lavoro e i primi soldi che in un certo senso ho guadagnato entrando in un'equipe appena, diciamo, ricevuto la specializzazione in psicologia che io ho fatto dopo un utile studio di giurisprudenza e una laurea in giurisprudenza. Questo mi è servito dopo anche forse per il lavoro di presidente. Insomma, diciamo che è stata una facoltà che mi ha aiutato a tenere i piedi per terra in certe situazioni, ma soprattutto io credo a fare una cosa che ha un po' caratterizzato tutta la mia vita, a volere sempre coniugare, diciamo, prima la psicologia, poi la psicanalisi col sociale. E me ne sono resa conto nell'aprire con Richard e Pigel, da ultimo il numero. Uno dei primi, diciamo, scritti che si sono dedicati alla pandemia, proprio perché ho ritenuto di dover capire cosa stava avvenendo nel sociale, anche per andare poi a questo disagio individuale dell'età evolutiva. Quindi, diciamo che è un'ottica che mi ha aiutato e mi sono resa conto, forse riflettendo anche grazie a voi che mi avete proposto questa intervista, un po' agli esordi della mia formazione. E ho preso appunto questa specializzazione in psicologia quando ancora la facoltà non esisteva e ho trovato una possibilità di lavoro nelle equipe e soprattutto in una zona di borgata che era Casalotti. Ho sempre lavorato in zone di borgata dove ancora esistevano le classi differenziali e dove abbiamo fatto il primo inserimento dei bambini con handicap nella scuola. È stata un'esperienza bellissima, io ero affascinata e tra l'altro contemporaneamente avevo studiato, avevo un po' forse con l'aiuto di Brutti, che era stato il nostro professore presso il Pontificio Ateneo Salesiano, che rilasciava queste specializzazioni post lauream, di andare verso la psicanalisi. Avevo scoperto Freud, non ero mai stata particolarmente attenta, diciamo, fino a quel momento, avevo fatto altre cose, altre letture e poi ero andata abbastanza velocemente su Bion. Mi sono affacciata a questa scuola di Casalotti che avevo appena letto il libro sui gruppi, interessantissimo e affascinante libro, e quindi prospettai a questi insegnanti di una scuola di borgata, peraltro bravissimi, furono eccezionali, di ragionare sul gruppo che loro avevano, oltre che sugli individui. Questo ci è servito moltissimo perché 2 o 3 anni dopo, quando arrivarono questi bambini dalle scuole speciali, noi eravamo in qualche modo preparati. E gli insegnanti avevano fatto dei corsi, diciamo, perché l'utenza di quella scuola era molto un'utenza agricola di una borgata che era quasi un paese allora, distaccata da Roma, quindi avevano necessità di avere strumenti per poter insegnare a leggere e scrivere a questi bambini. Quindi tutto un lavoro di prescrittura, prelettura, che qua, con questi bimbi che arrivavano con gravi insufficienze, con bambini down, insomma, ne arrivarono tantissimi in questa scuola e tutti insieme. E io ho partecipato a questo
poi c'erano due bambini di istituti, quindi bambini che vivevano in istituto che venivano a scuola. Fu un lavoro splendido, abbiamo recuperato una quantità di possibilità e io mi sono resa conto dell'influenza che avevano i gruppi su questi bimbi che arrivavano con handicap veramente a volte anche molto molto gravi, molto in condizioni, soprattutto per esempio i bambini down, si giovarono moltissimo di questo ambiente nuovo e facemmo uno splendido lavoro. Io sentii l'esigenza allora di approfondire però anche un po' questa versante, quindi frequentai per un periodo, oltre all'inizio di un'analisi individuale con Mario Rossi, la scuola di analisi psicosociologica di Milano e quindi conobbi bene Carli in quel caso e cominciai a affrontare anche tutto il tema dell'analisi della domanda con lui e di un lavoro che facemmo insieme sui presidi e sui formatori, diciamo, insegnanti della scuola media per poter affrontare proprio il tema dell'insegnamento. Quindi tutto questo gruppo che veniva da Milano fu un gruppo, diciamo, di grande ispirazione e mi aiutò a capire una serie di cose anche a livello istituzionale, tutto il tema dell'istituzione, dell'organizzazione, di questi rapporti che si dovevano stabilire. E quindi feci poi nella scuola successiva, mi spostai dalla 19 alla 20esima, no? E anche lì in questo caso andai in una parte di Borgata che era la Storta, dove cominciai a lavorare negli asili nido e contemporaneamente facevamo appunto tutto questo lavoro di formazione però con presidi insegnanti e anche di studio. Iniziai in quel periodo la prima analisi e fu Mario Rossi, che è stato il mio primo analista, a incoraggiarmi a lavorare poi come psicoterapeuta. Mi disse che questa esperienza con i bambini che io stavo facendo era molto importante, ero molto interessata a tutta l'età evolutiva e quindi mi consigliò di cominciare, insomma, di cominciare a fare anche psicoterapie. E in quel periodo io avevo bisogno però anche di una formazione oltre all'analisi e mi avvicinai a questo gruppo che era un gruppo che si riuniva allora in quel tempo stava lavorando a un libro un po', diciamo, un po' anche di ragionamento e di critica sull'istituzione psicoanalitica e infatti al mio ingresso proprio in questo gruppo dove c'erano Sassanelli, Vetrone, insomma tutta una parte di persone, stava appunto scrivendo il libro che poi fu Il potere della psicanalisi, io feci parte di questo gruppo a lungo e questo mi servì, diciamo, anche per un'esperienza di studio oltre che di conoscenza. Nel frattempo, appunto, mi ero spostata su un'altra ASL, che era quella allora della 19esima, che poi è diventata, insomma, attualmente la prima, e lì trovai un ambiente anche molto attivo, molto interessante, di colleghi, e poco dopo poi ebbi il coordinamento del servizio materno-infantile e cominciai appunto un po' a lavorare a due livelli. Da una parte avevamo appunto tutta l'esperienza che mantenemmo, insomma, importante di presenza dall'asilo nido alla scuola media, noi coprivamo un po' tutte le scuole con una presenza nella scuola e poi avevamo un servizio di secondo livello che erano le psicoterapie. E fu, diciamo, era un fiore all'occhiello perché c'erano Grimaldi, Lenacini, cioè psicanalisti che lavoravano con i quali facevamo un lavoro magnifico anche col Tribunale dei Minori e facevamo psicoterapie ad indirizzo psicoanalitico con anche dei gruppi di discussione. Insomma, furono anni molto belli, molto interessanti e molto, diciamo, imparai molto in quel periodo. Salvo poi avere, come capita nelle istituzioni, un po' di problemi a continuare e un interesse che cresceva nei confronti dell'adolescenza. E fu in quel momento che chiesi di passare alla Nicoletta, allora ci siamo conosciute, ai servizi di salute mentale del CIM di zona, c'era Ruggero Piperno. E mi fu appunto concesso questo passaggio e l'idea era quella di istituire invece un servizio per gli adolescenti.
Però si rivelò essere un po' l'età dell'esordio psicotico, quindi abbiamo avuto un aumento dell'utenza enorme nel momento in cui ci siamo individuati in qualche modo. Lì poi, va bene, tu lo sai, è una storia comune, ci fu un grosso contrasto dell'istituzione a volere dare a questo servizio una caratterizzazione più precisa che noi chiedevamo. Proprio per quello che credo è stato sempre un po' l'obiettivo su me, ma anche un po' sul gruppo con cui lavoravo, facemmo una ipotesi di formazione. E a questo gruppo parteciparono operatori, diciamo i colleghi dei quattro CIM della zona, erano quattro centri appunto dai quali venivano, ci riunivamo una volta alla settimana per ragionare sui casi che arrivavano e per studiare. Allora, lo studio fu molto interessante perché partivamo in realtà dall'ipotesi dell'Laufer, per cui diciamo che l'esordio avviene alla pubertà. E poi ha un effetto, come dire, cumulativo fino a diventare più concretamente visibile in maniera successiva. E quindi facciamo uno studio, compresa anche un bellissimo, Nicoletta, ma per tuo merito video, che proprio prendeva in considerazione tutto lo sviluppo, no? E prendeva in considerazione anche, e questo c'era un incoraggiamento a recuperarlo anche nelle anamnesi, quello che accadeva all'età, quello che era accaduto proprio al momento anche dello sviluppo sessuale, ma anche tornando un po' più indietro nei primi 3 anni di vita. Queste erano le 3 tappe che cercavamo di ricostruire, che ci sembrò importante anche studiare. L'ipotesi da cui io ero partita e che avevo proposto al servizio è di fare un'attività consultiva prima di tutto, quindi un assessment seguendo il modello che ormai era diventato il mio modello per la parte di formazione che ho fatto poi con la Tavistock Clinic di Londra, Gianna Polacco, Melzer, Marta Harris, che venivano in Italia appunto a proporre la loro formazione. Ed era molto importante in quest'ottica avere una fase valutativa, ma non solo diciamo della patologia, ma anche di quelle che potevano essere le risorse e la situazione della famiglia. Quindi noi lavorammo molto per costituire un setting valido di assessment. Questo setting valido di assessment ci permise di uscire da un dato che mi aveva molto colpito arrivando al servizio, studiando un po' i dati dell'epidemiologico, perché non si capiva perché questi ragazzi erano venuti, quanto tempo erano rimasti, perché avevano concluso la parte, come dire, che era stata offerta. C'erano numeri un po' particolari e credo che noi siamo riusciti in quel periodo a mettere un po' d'ordine, a fare anche un'analisi della domanda, a visualizzare meglio le problematiche della famiglia. Tra l'altro ricordo benissimo che noi facevamo sempre il primo colloquio in due, pronti a dividerci nel momento in cui si risultava difficile parlare con l'adolescente di fronte ai genitori, e poi però, questo nel caso in cui si presentasse un adolescente con i genitori, e poi continuare poi questo lavoro separatamente, salvo poi fare delle riunioni in cui si mettevano un po' insieme i pezzi, e qua i pezzi da mettere insieme era importante poterlo fare, e poterlo fare anche in gruppo. Questo fu molto utile, credo, perché ci dette un po' una misura dei problemi da affrontare, ma creò anche i presupposti per un lavoro che all'inizio era un lavoro focale, ma che poi diventò qualcosa che ho anche poi scritto in una cosa che mi fu richiesta proprio dall'ASL stessa, che era procedendo per tappe, cioè cercando di capire insieme quanto si dovesse chiedere a questi ragazzi, spesso in grave crisi, un lavoro un po' a tempo, salvo poi ricontrattare il tempo successivo.
cioè facendo in continuazione un rinvio, no? E credo che questo sia importante anche per capire una cosa che penso sia alla base di tutto questo, che il lavoro nelle istituzioni non è come il lavoro privato. Io credo che gli psicanalisti hanno fatto dei gravi errori nel momento in cui hanno pensato di potersi chiudere in una stanza nei servizi e fare un lavoro come quello che facevano nei loro studi. Questo ha limitato, questo li ha resi, come dire, un po' alieni rispetto a tutto il resto del contesto in cui operavano, e comunque non ha dato dei grandi risultati, credo. Penso che la cosa importante invece sia stata quella di usare tutte le risorse del servizio per andare incontro a delle crisi comunque molto gravi, perché noi ci trovavamo in situazioni gravi in cui era necessario poter, non dico interscambiare i ruoli o confondere le stanze o non avere presente la necessità di un setting, ma capire che il setting era diverso e che quindi questo significava avere, come dire, anche un assetto mentale di un certo tipo, usare le risorse del servizio e poter, come dire, procedere avendo una visione d'insieme molto diversa, molto più, devo dire, anche favorevole al trattamento di questo tipo di patologie che noi ci trovavamo ad affrontare. Su questo abbiamo fatto anche convegni, abbiamo scritto, credo che sia stato fatto un lavoro importante, forse importante per il dopo, perché in quel momento noi, gli ostacoli furono infiniti, cioè non si capiva perché noi insistevamo nel voler fare un servizio dedicato agli adolescenti e giovani adulti, anche ritagliando, come dire, un aspetto un po' di protezione per questa fascia d'età. Abbiamo contemporaneamente fatto un lavoro di formazione che si svolgeva molto con la lettura non solo dei sacri testi, no? Quelli indicati soprattutto dalla scuola francese in quel momento, Jamais, voglio dire, adesso potrei citare una infinità di nomi, ma e quindi studiando anche il loro approccio, ma anche romanzi, abbiamo visto film. Ci siamo dotati in quel periodo di una serie di immagini, perché ci siamo resi conto che era in scacco l'attività immaginativa di questi ragazzi e quindi dovevamo arrivare lì. Non so se lo farete, perché avevo proposto a Nicoletta forse la pubblicazione di qualche articolo anche per capire meglio, ma non so se ti ricordi che c'è quell'articolo che ho scritto proprio su Richard Epi, che è l'uso della metafora, no? Su questo nostro lavoro, che abbiamo molto condiviso e che fu un po' la parte forse anche più originale rispetto poi agli interventi, proprio ai percorsi, no? L'altra cosa interessante è stata quella di aver capito che il setting è qualcosa che va istituito. E credo che questo aiuti molto le crisi gravi, nel senso che il paziente si sente coinvolto in questo processo di istituzione del setting, e noi dovevamo capire cosa proporre ogni volta, cioè non c'era un dato. Ricordo che allora entrai un po' in contrasto, ci furono delle lettere con Bellanova, era allora, perché lui aveva fatto un po' una differenza tra la psicoterapia e la psicanalisi, dicendo appunto che la psicanalisi si serviva di setting, come dire, un po' dati, e dati anche agli allievi, naturalmente, a chi faceva il training. Io credo che sia utile sapere che il setting è una cosa molto seria che va difeso e che va anche compreso, però io ho capito che se non è un dato, forse si costruisce non solo col paziente, ma anche se ne comprendono meglio gli enormi, come dire, vantaggi che dà al terapeuta, insomma, serve a noi, secondo me, come al paziente, un buon setting. Però in quel momento fu importante, con questi casi così seri, gravi, in cui dovevamo anche aggiustare continuamente il tiro, no?
vedere i genitori, chi li vedeva, dare delle risposte, riproporre, tornare indietro, andare avanti, come però tutto questo alla luce di un setting poteva diventare qualcosa anche con una valenza interpretativa importante delle mosse del paziente. E, beh, questo più o meno è... Questo credo che era anche proprio cioè il motivo per cui si chiedeva che potesse essere riconosciuto un servizio protetto, no? Cioè proprio perché diventava il servizio anche un setting, non solo la stanza con il paziente, no? Ma il servizio come setting che conteneva il percorso del ragazzo e della sua famiglia, no? Perché poi quello che tu dici di questo percorso a tappe è stata una cosa che forse dopo diventa quasi ovvia, no? Che con gli adolescenti magari si devono fare pezzetti, poi tollerare che se ne vadano, poi favorire un ritorno, no? E adesso sembra più una cosa ovvia, però è stata una cosa importante anche questo, no? Proprio tollerare un percorso a tappe e quindi offrire questo setting allargato che potesse essere memoria di questo percorso e accoglienza di queste tappe, no? Quindi io penso che questo è stato proprio una cosa che poi dopo, diciamo, oggi forse può essere sentita, oggi non lo so, però per un lungo periodo è stato sentito un grosso contributo e una grossa cosa importante, no? Che poi ha permesso la strutturazione di tanti servizi dedicati, che forse oggi sono più... E come è stato secondo me importante il contributo che tu hai dato un po' al riconoscere questa fascia di età, giovani e adulte, non solo come un proseguimento o un allungamento dell'adolescenza, ma proprio come un momento diciamo che ha delle sue caratteristiche dovute proprio al passaggio dall'adolescenza all'età adulta, no? All'eventuale, insomma, dopo. Sì, ma anche io credo, sono perfettamente d'accordo, ma poi l'abbiamo completamente condiviso. Qui, insomma, capisco che con te è un discorso, come dire, facile. Ma soprattutto io penso questo, che queste persone che arrivavano ovviamente non l'avevano minimamente negoziata l'adolescenza. Questo poi a seguito mi è capitato anche con gli adulti, di capire quando il paziente poi ancora deve negoziare l'adolescenza. Però certamente, diciamo, il fatto che a 18 anni, non è solo perché finisce la scuola, finiscono alcuni contenitori, come dire, alcune cose di riferimento, ma anche perché ormai, diciamo, per anni e anni si è rinviato un processo di autonomia e anche di crescita da questo punto di vista. Poi, parlando proprio con la Laufer, perché la invitammo poi quando io ho scritto quel libro Pubertà e Adolescenza, poi a seguito anche con tutta l'esperienza fatta con la IPPI, no? con i colleghi della IPPI, e invitammo la Laufer e le feci presente che però bisognava poi ricorrere a questi primi 3 anni di vita per capire. E lei mi disse, è vero, è un'età che noi non abbiamo mai conosciuto, come in effetti la chance, diciamo, rispetto a capire alcune cose è derivata dal fatto che, avendo io un'esperienza con i bambini, io arrivavo con i bambini alla pubertà, ma non si vedevano a quell'età allora, cioè non si prendeva un bambino. Io mi ricordo che mi veniva detto, io ho fatto una lunga, per esempio, supervisione con Corrao, 4 anni di supervisione con Corrao, lui diceva no, ma a quell'età bisogna aspettare, e invece no. Noi sappiamo che gli esordi sono a quel momento e che se si individuano delle problematiche, spesso silenti, poi si riesce a evitare che avvengano delle... Adesso ne abbiamo dei casi, noi abbiamo per esempio queste anoressie precoci, tematiche sull'identità di genere che i ragazzi tendono a chiudere, no? A non voler, come dire, un po' valutare. Ci sono delle cose più evidenti, c'è un anticipo un po' di tante cose, quindi anche, però, insomma, diciamo, spesso è silente. E invece, se uno poi ricorre anche a un'anamnesi più chiara sui primi anni di vita, tante cose si comprendono. Quindi sono proprio queste tappe, no, centrali, e quella dei 18 anni è l'età in cui poi, credo, più frequentemente c'è proprio l'esordio psicotico, no? Ne abbiamo visti tanti.
Beh, comunque le scuole di formazione dopo quel periodo hanno aggiunto a scuola per l'infanzia anche questa dicitura giovani adulti che prima non c'era, no? Non Anche, esisteva. no, tutte erano anche le scuole di formazione, erano per infanzia e adolescenza e poi è stata aggiunta, io penso che proprio è stato in quel periodo, no? In cui poi si è un po' dato il senso a questo. Senti, ma un'altra cosa importante che mi sembra che ora tu non hai accennato, ma che invece ci piacerebbe sentire un po' da te, è tutto il contributo più formativo, no? Quindi anche per la formazione degli operatori, perché tu hai partecipato alla nascita di questa famosa rivista Prospettive Psicoanalitiche del Lavoro Istituzionale, che credo che ha avuto proprio il senso anche di coordinare tutti quelli che sono stati, diciamo, i lavori fatti, cioè il contributo un po' della psicanalisi a servizi, no?